Radio 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 Radio. Due volte radio. Guarda, la parola della settimana è guasto. Ed è una parola che rischia l'estinzione, guasto, almeno sui treni italiani. Partiamo dalla storia. Lo scorso maggio un Frecciargento tra Firenze e Roma per un problema sulla linea viene deviato dalla direttissima alla linea lenta. La capotrena annuncia un guasto deviatoio. Nasce un caso nelle ferrovie. La capotreno nell'annunciare il problema non avrebbe dovuto utilizzare il termine guasto, bensì l'espressione controllo tecnico. E per questo motivo è stata anche multata di 20 euro. Non ci credete, vero? Eppure è accaduto e a rivelarlo è stato il Corriere della Sera qualche giorno fa. Anche se il fatto è accaduto alla scorsa primavera. Vediamo di capirci meglio. Nelle ferrovie dello Stato, così come peraltro avviene, pare, anche in altri paesi, sono in vigore 3 manuali di annunci. Uno per gli annunci nelle stazioni, questo addirittura redatto con il Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari della Sapienza di Roma. Gli altri 2 per gli annunci a bordo, uno usato su tutti i treni, l'altro invece specifico per i Frecciarossa e i Frecciargento. La singolarità della vicenda è data dal fatto che la parola guasto sarebbe bandita soltanto dal manuale per i Frecciarossa e i Frecciargento. Se il problema fosse sorto in un intercity, il capotreno avrebbe potuto tranquillamente ricorrere al termine guasto nel caso appunto ciò si fosse verificato. Sugli Eurostar questo non è possibile, al posto di guasto va sempre usata l'espressione controllo tecnico. Quindi prima cosa, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sappiate in futuro che se viaggiate su un Eurostar il treno improvvisamente si ferma e un annuncio parla di controllo tecnico, si è verificato sicuramente un guasto. Stessa cosa, attenzione per la parola incendio. Sì. Non la sentirete mai in un annuncio sul treno, qualsiasi treno in questo caso, semmai sentirete intervento dei vigili del fuoco. È accaduto ad esempio per il rogo della Tiburtina, per 2 giorni su Viaggia Treno, il servizio di informazione online di Trenitalia, i ritardi erano stati motivati con intervento dei pompieri. Ora ci si chiede, perché tutto questo? Perché la parola guasto è invisa e con guasto altri termini che possono turbare lo stato d'animo dei viaggiatori? È come se, ha scritto il Corriere della Sera, un idraulico non potesse parlare di perdita ma dovesse usare un'espressione tipo verifiche delle tubazioni dell'impianto idrico. Surreale. Lo stesso per controllo tecnico al posto di guasto. Secondo l'azienda si tratta di una scelta mirata, si parla delle soluzioni e non dei problemi, quindi il controllo tecnico, l'intervento dei pompieri, in sostanza si nega il fatto per tranquillizzare e non creare ansie. Giusto? Sbagliato? Qual è il limite tra un'autonoma scelta aziendale di comunicazione e il diritto ad essere informati che spetta al cliente? E se neghiamo l'uso di alcune parole perché sconvenienti o espressione di negatività, non si rischia di sconfinare nel terreno della censura? A voi il giudizio. Da parte nostra, guasto almeno, quantomeno, merita di essere la parola della settimana qui al Salvalingua. È il Max e nessun altro, naturalmente. Grazie Massimo. A voi. Al prossimo. Radio 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 Radio. Due volte radio.